Ragazzi, che cosa sta facendo? È il super prof, de pro, de pro che vi parla. Sono venuto a conoscenza di una cosa molto interessante. Pare che il prof Pazzarelli abbia un talento innato nel fare le pozzette. Vero! Per la fase odierna ho deciso di sfruttare questo talento. Voglio proprio vedere cosa riuscite a combinare. E pretendo un mezzo di trasporto che vada a pozzette. Mi raccomando, buon lavoro e pronti, partenza, scienza! Su questa cosa siamo d'accordo, sulla canò! Però io sì, perché io faccio le pozzette. Tu fai sì. Quindi ci stai dicendo che sei d'accordo con la challenge che ci ha mandato il prof? Certo, perché facciamo solo una macchina che facciamo vedere qua, fermi un appunto e faccio le pozzette. Quindi vogliamo fare una macchina che fa pozzette. Lo sai che forse è un'idea? Smemorina, prendi un po' lo scatolone. Mettiti giù. Sono in ci aggiunge delle cose. Oh. E allora, caro prof, noi accettiamo la challenge. Io accetto. Ma posso mettere la pattugata? Certo. Con la statua della libertà ti diciamo che accettiamo la challenge e soprattutto pronti, partenza, scienza! Ciao ragazzi, io sono Molly, io sono mia Maria e questa è Scienza Divertente. Allora ragazzi, il prof ci ha lanciato la challenge di fare un mezzo perché di trasporto, perché sa che Pazzarelli fa le pozzette. Esatto, che fa pozzette, perché ha scoperto che Pazzarelli fa le pozzette. Quindi in che vedete? Video. Esatto, ecco. Vogliamo fare una barchetta a pozzette? Sì. Oh. Sì, due. Ne due. Lo scotch quello lì telato. Questo ci serve? No, questo no. Aspetta, questo poi ci serve cannucce, palloncini. Mi sto incasinando. Cannucce. Palloncini. Ma questi palloncini non è che sono da questi palloncini. No, servono quelli lì. Poi. Basta. Cannucce, palloncini, scotch, le pacchette di legno. Secchette di legno? No! Quelle di abbassa lingua. Eccoli! Basta! Mettere di piedi? No, basta così. Vai, puoi metterlo via. Ma questo come fanno a fare? Li scambiamo così. Ok, metti via. C'è anche le vaccine. Ah, oh, ragazzi. Davvero hanno pure le vaccine? Fammi vedere. Voglio vedere che hanno pure le vaccine. Facci vedere. No. Ma dove? Pazzarelli, se è uno scherzo, ti ammazzo. No, voglio fare il... Iniziamo? Allora ragazzi, per fare questa barchetta dobbiamo innanzitutto tappare le nostre due bottigliette. Mi raccomando, badate che siano uguali, ok? Dopodiché dobbiamo attaccare due legnetti. Questi con qui li abbasso insieme. No, ora vi faccio vedere. Li dobbiamo attaccare, dovete mettere, aspetta, dobbiamo mettere le bottigliette così. Ah, ho capito, così. E attaccare con cosa? In questo modo. Aiuto! E neanche. Ah, ecco. Qui abbassa lì. Ma non abbiamo le forbici. Hai ragione. Corri, vado a prendere. Ti abbassa in te. Così, qua. No, non le metti in quel
vuota bene. Oh, adesso... Che cos'è? Quello è un cano. Così va molto meglio. Ok. Taglio, allora. taglio. Vai. Faccio la rincorsa. Wotta! Ok, attenti perché un po' più difficile. Utilizziamo il nastro telato perché resiste un po' meglio all'acqua. E un cagliari che da pregare. Aspettate, ragazzi, voi potete utilizzare se no anche la colla a caldo, ad esempio. Sì. Andate ad attaccare con lo scotch la stecchetta di legno alle bottiglie. Perché la possiamo anche far galleggiare? Certo, stiamo facendo una barchetta. Non lo sapevo. Sai, questo esperimento non l'ho mai fatto in realtà. Davvero? Sì. Ma quello delle bottiglie invece l'hai fatto? No, questo no. Eh sì, però, cioè, noi prepariamo la barchetta, poi le bottiglie ce le devi mettere tu. Sì. Stessa cosa la fate spissandolo dall'altra parte. Oppure con la camicia. Va bene anche la cannuccia per farlo. Va bene anche la cannuccia per farlo? Sì, però è meglio il legno. Vero? Il legno è più resistente. Vero? No, più che altro fa meglio d'appoggio in questo caso. Vero. Perché questo può essere... Aspetta! Questo è anche un ponte. Questo è un altro metto il scotch. Stessa cosa con l'altro legnetto. Lo dobbiamo fare anche dall'altra parte? Ok, va bene così. Ma possiamo scegliere il palloncino? È un mostro pignacola, ma non ci piace. Ma mettiamo il palloncino bianco. Ok, va bene. Dai, che non è un colore, attacchiamo. Aspettate. E poi ci possiamo fare di più. Allora, aspettate. Dobbiamo adesso fissare pazzerelli. Guarda che macello che mi fa. Pazzerelli. Dobbiamo fissare il palloncino alla cannuccia in modo tale che riusciamo a gonfiare il palloncino soffiando dalla cannuccia. In che senso? Mi serve lo scotch, sì, ma aspetta, lo dobbiamo tagliare in verticale stavolta, okay. Perché magari siamo più precisi. Quindi tagliamene un pezzo così. Va bene. Mimolina, tienimelo lì. Più in fondo. In questo modo. Ok, fissate in questo modo il palloncino alla cannuccia. Fatevi la prova. Se riuscite a gonfiarlo tramite la cannuccia, avete fatto bene. Se no serve più scotch. Funziona. Siamo stati bravi. Complimenti. Aspetta, mettiamo bene lo scotch. Complimenti, pazzerelli. Complimenti. Ciao, sono non interessa. Ma ci sta facendo le sue cose a noi. Ci lancia le challenge, quindi lui è molto esperto di quello che ci dice, sì. No, allora, ma lui ci sta facendo le sue cose che doveva fare lui a noi. Ci sta facendo ragione, forse sì, forse le sì. Le cose che voleva fare lui. Ah sì, e certo, lui sì, lui ci dice sempre, io voglio questa cosa, voglio vedere se voi la sapete fare. Quindi noi dobbiamo fare le cose che vuole lui, è antipatico. Dobbiamo... Mo, la prossima sfida io non la fai. E ci vuole neanche noi. Ma dobbiamo diventare super scienziati. Beh, lui è prof. Esatto, dei prof. Allora, siccome la barchetta l'abbiamo fatta, dobbiamo attaccare lo sparapuzzette. Siccome non è che possiamo attaccare i pazzerelli sulla barchetta che fa le puzzette veramente, ma abbiamo deciso di attaccare uno sparapuzzette che ha questo palloncino e lo andiamo ad attaccare in questo modo. C'è sempre. Devo tagliare questa metà? Sì, piccoli. Ma ci manca... Ma. Ci è servito pochissimo materiale. Esatto, ma abbiamo fatto una super macchinetta sparapuzzette. Ma i prof pensavano che ci voleva di più. Anche che non ci ha voluto neanche un secondo. Pensavo di zero secondo.
secondi, vero? Esatto. 0 secondi sono questi. Questo è anche più del 0 secondi. Questo è un secondo, pensate, non è più un secondo. Eccoci. Sarà 100, no, 109. Vogliamo provare a vedere se funziona? Aspetta! Lo voglio prendere! Non ci sai quella, mettilo in fronte a Pazzerelli. Pazzerelli! In fronte a Pazzerelli! Possiamo fare un quadrato sulla bottiglia! Ah, mi faccio le unghie! Ah, mettimi le unghie! Vogliamo provarla nella vaschetta? Ok! Ah, oh, dove è arrivata? La vaschetta! Ci voleva proprio una bella vaschetta per fare secondo la prova me, della nostra secondo barchetta. Me ce l'ha inviata il prof di ce l'ha mandata lui. Grazie. Grazie prof, effettivamente è stata un'ottima idea, così possiamo testare la nostra barchetta. Ovviamente ragazzi noi non abbiamo molto spazio qui, quindi voi provatela a fare o nella vasca da bagno in casa o in una bacinella più grande, in una piscinetta, divertitevi. Proviamo? Sì, gonfiamo. Allora. Pronti? Attenta, scelta, vai! Vai, sta scherzando tutta! Guardate, fa le puzzette! È proprio la barchetta a puzzette di Pazzerelli! Hai visto? Gonfiamo ancora! Gonfia, 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 gonfia! Guardate quante puzze! Guardate quante puzze! Caro prof, la challenge è stata superata! Anche questa volta! Dove sei, Pazzerelli? Pazzerelli! È sparito Pazzerelli! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video! E niente, caro prof, mi dispiace, ma dovrai provarci ancora perché noi le supereremo tutte! Pazzerelli, tieni a ricordare a tutti la cosa più importante di tutte? Non urlano! Pronti! Scienza! Scienza! Ragazzi, questa volta siete stati davvero velocissimi nel superare la challenge che vi avevo mandato. Mi sa che vi ho sottovalutato. Devo studiarmi qualcosa di molto, molto più complicato. Mi raccomando, sempre pronti!